Be. Per me le pecore qua sono belle, sono quelle che mi danno da vivere. Io le ho stimate, le ho perché mi danno da vivere, ci lavoro. Bisogna lavorare, mi sacrifico per farle vivere e loro fanno vivere me. Mi chiamo Emilio, sono nato pastore, già da piccolo, già da 14 anni ho cominciato a fare il servopastore e mi sentivo già grande. Secondo me ero un uomo grande, lavoravo come i grandi, avevo un impegno come le persone grandi. Sono 115-116, le conosco una per una. Io ho fatto il pastore perché dico, sono affezionato da piccolino. Ho avuto anche altre possibilità di cambiare quando sono partito militare, però ero affezionato a quelle là e sono tornato sempre da loro. Come famiglia povera, siamo affezionati. Andiamo d'accordo tutti, viviamo con un po' di sacrificio. Io sono Franca, sono la moglie di Emilio, che è il padre dei miei quattro figli, Giuseppe Fisio, Antonella e Maria Rita. Tra me e Maria Rita è bellissimo il rapporto che abbiamo. Racconta tutto al papà, alla mamma, è tranquillissimo. Con mio padre è un rapporto normale, non è diciamo un padre severo. E se non fosse per il lavoro del nostro padre saremmo in mezzo a una strada. Antonella di carattere forte, si arrabbia e è più forte di Maria Rita come carattere. Orgogliosi di nostro padre siamo tutti, dal primo all'ultimo. Non ci ha mai fatto mancare niente, abbiamo avuto tutto. Persino la minima cosa, magari le caramelline dentro l'armadio. Franca! Dai, andiamo alla stalla. Andiamo. Quando sono a fianco a mia moglie io sto bene. E sono tante le cose che mi hanno fatto innamorare di Emilio, la sua onestà, la sua allegria. Si impegna tantissimo per vivere, a casa fa tutto. E per il bestiame mi accompagna, mi versa il latte, insomma, mi accompagna le pecorelle, mi aiuta tanto. Per Emilio è molto importante il suo lavoro, non perché è la fonte del suo guadagno, ma perché è una passione. Secondo me è molto felice, perché lui adora gli animali, adora la campagna, secondo me lui è felicissimo, nonostante si spacchi la schiena dalla mattina alla sera. Per lui siamo meno bisognosi della sua compagnia, invece le pecorelle se le lascia sole possono o scappare o avere qualche altro inconveniente. Giovani non ce ne sono che vanno a scondare le pecore. Noi già siamo una sessantina di pastori, ma il più giovane ha 37, 38, 40 anni. Il pastore è uno dei mestieri più antichi della Sardegna. Però viviamo di quello. A Gergei 150 famiglie vivono di quello. A Gergei non ci sono avvocati, non ci sono ragionieri. A Gergei c'è il pastore e l'agricoltore. È soprattutto un paese di vecchi, diciamo, perché i ragazzi ormai se ne vanno tutti per cercarsi un lavoro che qua nelle vicinanze non ce n'è più. Viviamo grazie alla carne comunque degli agnelli, cioè si usa ancora il baratto qua. Noi abbiamo carne, abbiamo varie cosettine che servono, però ci mancano i soldi, perché te se vai dal benzinaio, mica ci dici ci do un pezzo di carne, le pago la benzina, vuole i soldi, noi soldi non ne abbiamo. Il mio unico desiderio è un lavoro. Almeno un lavoro in questa famiglia, in più. Per il resto sono tranquilla, sono contenta della famiglia che ho. Potrei dire che sono felice.